Militari 114 chiaramente non sono sufficienti ad attuare un controllo su tutto il territorio lombardo. Devo dire che abbiamo già in alcune province la presenza dei militari per l'operazione strade sicure, i prefetti li hanno già messi in servizio. Più controlli facciamo sicuramente meglio è. L'ordinanza, l'ultima ordinanza fatta, limita ancora di più lo spostamento delle persone, fa capire ancora di più che se non è per estrema necessità o per far la spesa non si esce assolutamente di casa. Dopodiché noi ci auguriamo che poi dopo le persone capiscano, perché non c'è miglior controllo che la presa di coscienza di ogni singolo cittadino. Abbiamo mandato questa richiesta d'accordo con i sindaci dei capoluoghi lombardi e una prima risposta è arrivata da questa ordinanza. Bene, adesso ci aspettiamo anche qualche provvedimento più efficace, che ricordiamo serve alla Lombardia che in questo momento sta vivendo l'emergenza, ma ricordiamoci che ogni provvedimento ha effetto dopo 8-10 giorni almeno. Quindi pensiamo anche al resto d'Italia e ci auguriamo che il governo pensi anche al resto d'Italia per non far sì che l'epidemia continui e che si arrivi a un allargamento così grave con sempre maggiori malati, sempre maggiori terapie intensive e tutto ciò che è connesso a questo. Il miglioramento c'è man mano che ci sono delle misure che vengono prese, quindi diminuisce la mobilità. Ecco, non è sui milanesi ma sui lombardi, nel senso che noi stiamo verificando gli spostamenti, non il numero delle persone, gli spostamenti, che poi in percentuale corrispondono al numero delle persone. Ricordo che in un giorno normale, fatto 100 gli spostamenti, siamo intorno al 40. Al sabato normalmente scendono ancora di più, la domenica è il momento in assoluto più basso. Quindi ci auguriamo che in questo weekend possiamo leggere dei numeri confortanti, cioè spostamenti molto molto bassi, perché questo è importante per non far correre l'epidemia sul nostro territorio. Il rischio, guardate, non è solo a Milano, il rischio è in tutta Italia, il rischio è in tutto il mondo dove è presente l'epidemia di coronavirus. Questo è un virus velocissimo, è un virus che non si conosce, è un virus che talvolta è portato da persone che sono asintomatiche, quindi che non hanno sintomi, o dosiamo il giusto equilibrio tra restrizioni e presa di coscienza della gente, perché siamo in una democrazia, altrimenti diventa veramente difficile contenerlo, con tutte le conseguenze del caso.